Player Zero nasce da un'idea che mi è venuta mentre giocavo ai videogiochi riguardo appunto gli NPC, i personaggi non giocanti. Mentre giocavo e facevo le quest secondarie mi chiedevo sempre: ma cosa c'è dietro questo personaggio? Qual è la sua storia? E quindi da lì mi è venuto in mente di trasformare un NPC in un eroe, in un protagonista, nella parte principale della storia. E poi da lì è stato bello, diciamo, sviluppare il come questo personaggio evolve da essere appunto a livello zero a diventare l'eroe della storia e salvare il mondo dal malvagio stregone. Allora, a me piace molto il mondo digitale ed è per questo che lo traspongo spesso nei miei fumetti, anche perché ci sono cresciuta. Io sono nata e cresciuta nella transizione tra l'analogico e il digitale e quindi apprezzo entrambe le due possibilità e mi piace molto soffermarmi sulla transizione tra le due e poi focalizzarmi soprattutto su quella digitale. Ad esempio i GDR nascono anche come GDR cartacei, ma io li ho voluti trasporre nell'ambiente videoludico, anche perché ultimamente, ma in realtà da sempre, però ultimamente c'è questo boom di videogiochi, tutti molto emozionanti ed avvincenti e soprattutto con dei risvolti o delle giocabilità mai viste prima rispetto al passato. E quindi a me piace rimanere a passo, come per i videogiochi, mi piace rimanere al passo di queste cose e evolvermi assieme a loro. E quindi raccontare di conseguenza tutto quello che accade. Ora, i GDR sicuramente sono dei prodotti che c'erano già da moltissimi anni, si parla anche di Final Fantasy, ma anche ancora prima c'era Legend of Zelda e tantissimi altri prodotti che comunque calcano l'impronta del GDR. Però io nel particolare, diciamo, mi sono voluta soffermare, ho voluto raccontare un po' quelli che sono gli ultimi, diciamo, GDR con un po' di vintage che fa ricordare anche i vecchi, come appunto Final Fantasy. Il videogioco che mi ha ispirato sicuramente di più in assoluto, oltre Final Fantasy, ovviamente uno più aggiornato è Ragnarok Online. E ci giocavo su smartphone perché appunto era più fruibile, più veloce, lo potevo giocare dappertutto. E aveva questi simpatici pupazzini piccolini tanto carini e ho voluto sfruttare la cosa disegnando appunto questi cibi, ispirandomi appunto anche alla grafica di Final Fantasy VII, il vecchio, non il nuovo, e appunto la grafica di Ragnarok Online, quella per smartphone. E ho voluto poi quindi disegnare Player Zero in questo modo, ispirandomi a questo, perché mi ero appassionata a questi due giochi soprattutto, soprattutto appunto l'ultimo, che era quello più recente. Ma Final Fantasy rimane e rimarrà sempre nel mio cuore. Il personaggio di Noen è nato dal semplice fatto che io volevo rappresentare un NPC e volevo rappresentare l'NPC più basic di un videogioco, ovvero la paesana, la figura femminile del villaggio. E quindi Noen è una semplicissima paesana che va a prendere l'acqua nel fiume, non fa nient'altro. E ho voluto poi cambiarle drasticamente la vita facendola diventare l'eroe. E le cose fondamentali che comunque ho voluto mantenere in lei sono le sue proprietà di NPC. Ad esempio, anche se lei diventa eroe, continua a non salire di livello e quindi non ha le proprietà che ha un normalissimo player e soprattutto è invisibile ai mostri. Questa cosa ovviamente risulterà un grossissimo vantaggio per la carovana dell'eroe e riusciranno a sconfiggere a mostri anche difficili da sconfiggere grazie al fatto che a lei non la vedano. E quindi può completare più velocemente i dungeon e le quest. Per quanto riguarda me, Lucca Comics rappresenta un'occasione. Io abito molto lontano rispetto all'Italia, ecco, e quindi per me tornare a Lucca Comics e presentare i miei prodotti a Lucca Comics è un'occasione sia per presentare il mio prodotto a un pubblico più ampio, sia anche per incontrare varie persone, avere molti più confronti e diciamo far conoscere la mia storia, ma anche la mia modalità di raccontare. E credo che Lucca Comics sia
anche la, il, come dire, la, la fiera principale, per cui per me è molto importante e per me è fondamentale presenziare in queste fiere e soprattutto pubblicare, diciamo, i miei prodotti in occasione di queste fiere, perché è una grande comunità che si unisce da tutte le parti del mondo, compresa appunto me che arrivo dalla Norvegia, arrivo qui, e tantissime persone che arrivano dall'America, quindi è proprio bella l'idea che tutte le comunità si uniscano e ci sono vari confronti, vari fumetti, varie storie, vari tipi di fumettisti, vari tipi di fumetti, quindi io credo che Luca Comics è speciale proprio per questo.